Ben ritrovati amici lettori del Risveglio Popolare. ASL Torino 4, noi assumiamo ma spesso non accettano. E questo è il titolo principale della prima pagina del giornale che ne dico a giovedì e che vi presentiamo in questo momento. Non soltanto ASL Torino 4, ma un po' in tutto il Piemonte c'è questa problematica legata al numero degli infermieri, ma anche al numero dei medici. Scarseggiano, ci sono difficoltà, l'ASL fa sapere che ci sono difficoltà anche di assunzioni. Non tutti accettano, soprattutto per le sedi periferiche. La denuncia viene dal sindacato, giovedì se ne parla anche in consiglio regionale. E così apriamo la prima pagina come la vedete. Qualche altro titolo, come sempre, per andare poi nelle pagine interne, ripercorriamo qualche celebrazione, qualche evento, qualche sacra rappresentazione della settimana di Pasqua appena passate, delle tradizioni che si rinnovano. E poi un occhio a Chivasso per vedere un pochettino quello che abbiamo chiamato il valzer dei supermercati: spostamenti vari, sedi che cambiano, parcheggi che aumentano, insomma cambia un pochettino anche la geografia del settore commerciale in quel di Chivasso. Dei titoli ci rimandano nelle pagine interne, per esempio la notizia che in diocesi aprirà, nascerà presto una sezione dell'Ordine del Santo Sepolcro, noi Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il problema dell'acqua, ovviamente non possiamo non trattarlo, si fa sentire sempre di più, i fiumi, i laghi sono pressoché vuoti. Che faremo più in là con l'estate e con il caldo? A Castellamonte un giro di vite, ma succede un po' dappertutto perché la sensibilità aumenta, ma aumentano anche i controlli dei vari comuni, giro di vite contro chi abbandona i rifiuti nelle campagne e non solo nelle campagne. Poi a Candia riprendiamo anche noi il furto di un quadro del valore di 400.000 euro. Il nostro editoriale, missionari con le ali, perché siamo abituati a pensare ovviamente a come aiutare i missionari nelle loro attività, difficile che ci venga da pensare che i missionari possono anche pilotare un qualche aereo per evitare i grandi disagi, le grandi lontananze, i grandi pericoli da un villaggio all'altro. E quindi missionari con le ali, per parlare di qualcosa di diverso, ali ai missionari ma ali anche al Vangelo, e dispensano così tutti i loro beni alle popolazioni. Grazie e buona lettura a tutti.